Volevo rubarvi qualche minuto per parlarvi. Io sono Leonardo Donno, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Volevo parlarvi qualche secondo dei nostri candidati, della qualità dei nostri candidati, delle novità che sono quelle reali che rappresentano i nostri candidati, perché negli altri schieramenti invece ritroviamo sempre i soliti personaggi, sempre i soliti politici ormai da 20 anni e da 30 anni. Abbiamo personaggi che oggi pensano di prendere in giro i cittadini, come la Meloni che vuole passare come il nuovo, invece da 20 anni e da 30 anni in politica. Questo centrodestra che dice di essere il nuovo, e poi ci sono sempre Berlusconi, Salvini, La Russa, che hanno rischiato di far fallire questo paese solo pochi anni fa. Questa è la classe politica vecchia, vecchissima del centrodestra. Dall'altra parte abbiamo invece Letta, un partito democratico gestito da questa dirigenza che ha preferito fare accordi con Calenda e poi li ha abbandonati ed è andato con Renzi, poi è andato con Di Maio, che ha tradito ogni principio e ogni valore del secondo mandato, un principio fondante del Movimento 5 Stelle che tutti noi invece abbiamo rispettato. E allora il 25 settembre la scelta è semplicissima: bisogna scegliere se votare quella cosa là. Di tutti i partiti non c'è distinzione destra e sinistra, rappresentano la vecchia politica, oppure dall'altra parte scegliere la coerenza, la libertà, la legalità, l'onestà. Chi sta dalla parte dei cittadini, scegliete il 25 settembre di stare dalla parte giusta, dalla parte del presidente Giuseppe Conte. Lascio la parola alla nostra assessore regionale foggiana Rosa Baroni. Buonasera a tutti, io chiaramente sono emozionatissima, però molto contenta di essere oggi qui, di poter raccogliere con voi foggiani il nostro presidente Giuseppe Conte, il presidente probabilmente più amato ma anche il più bravo degli ultimi 50 anni, che è un uomo di questa terra ed è uomo che potremo votare quando voteremo il Movimento 5 Stelle. Il 25 settembre è una giornata importantissima, noi possiamo tutti liberamente scegliere da che parte stare in maniera consapevole. Il Movimento 5 Stelle dal 2013, poi nel 2018 e oggi nel 2022 sceglie di essere ancora dalla parte degli ultimi, delle persone in difficoltà, delle famiglie, delle piccole e medie imprese. Siamo gli unici che ti sono tagliati gli stipendi per dar vita al microcredito. Dalla parte del mare abbiamo fatto il salvamare, lo spazzacarrotti, il reddito di cittadinanza, il superbonus. Abbiamo dato, ed è la prima volta, il 25 settembre voteranno i ragazzi di 18 anni al Senato. Non era mai successo. Ampliamo la partecipazione, diamo voce alle persone. E oggi io vi devo ringraziare per questo calore, chiaramente dovuto molto a Giuseppe, ma è anche dovuto alla voglia di partecipazione, della buona politica. Noi siamo stanchi come cittadini di questa terra di dover sorbire le ferite della cattiva politica. Abbiamo avuto troppi comuni sciolti per mafia e non ultimo il comune di Foggia, dove dobbiamo necessariamente entrare. Ma il 25 settembre, votando il Movimento 5 Stelle, potrete dare vita e continuità a quanto è stato fatto nel primo periodo della legislatura dai nostri bravissimi eletti
progetti del Movimento 5 Stelle, dopo li vedrete, e anche da Giuseppe Conte, il quale per la prima volta ha voluto dare a questa terra il contratto istituzionale di sviluppo, il CIS Capitanata, con 34 progetti già finanziati. Per il Capitanata è stata la terra, come dire, dove per prima abbiamo dato vita a questo CIS. Allora cosa vuol dire? Che oggi possiamo scegliere da che parte stare, se stare dalla politica, la vecchia politica che ha anche ridotto la terra e il nostro territorio in questa situazione, oppure scegliere da che parte stare con il Movimento 5 Stelle che da sempre mette i cittadini al centro. Nel 2018 avevamo tante promesse e l'80% le abbiamo rispettate. Oggi possiamo andare avanti e abbiamo necessità del vostro voto. Se votate il Movimento 5 Stelle porteremo alla Camera Giuseppe Conte, che verrà eletto qua e avrà la responsabilità e i bisogni di questa terra. Una terra meravigliosa, ma che ancora ha bisogno di avere voce nelle Camere alte. E con Giuseppe Conte e con gli eletti che hanno fatto un ottimo lavoro in passato faremo cose grandi, sempre dalla parte giusta, sempre col Movimento 5 Stelle. Viva Foggia, viva la Capitanata, viva la Puglia, grazie. Passo la parola a Mario Furore, scusate. Questa piazza è bellissima perché questa è la piazza di Foggia, è la piazza della terra del nostro Presidente. Allora, come diceva Rosa, io non mi dilungo perché l'ospite di questa serata è Giuseppe Conte, già lo avete atteso con pazienza, ma devo sottolineare una cosa: noi come foggiani siamo stanchi, avete ragione, in questi giorni di campagna elettorale ho parlato con molti di voi e è arrivato il momento di cambiare questo stato di cose. Non dobbiamo assolutamente in questo momento votare, anzi dobbiamo punire il centrodestra, che è quello che ha consegnato Foggia allo scioglimento per la mafia. Dove erano Santini, dove erano Meloni, dove era Berlusconi mentre la nostra città cadeva nelle inchieste per corruzione per mafia? Ve lo dico io, erano con la testa girata dall'altra parte, perché di Foggia non se ne fregavano nulla. Oggi sono buoni solo a chiedere i vostri voti. No, questa non è la politica del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo, ci mettiamo la faccia non solo in campagna elettorale. In questi 5 anni abbiamo conseguito dei risultati eccezionali. Penso a Giuseppe Conte. Allora forse è una misura che ha un valore economico, produce crescita, occupazione, però inquina? No! Taglia le emissioni di CO2 di tutti gli edifici pubblici e privati, addirittura. Sì, fa risparmiare alle famiglie sino a 500 euro all'anno. Quindi risparmio energetico, taglio del costo delle bollette, transizione ecologica vera. Bene, e allora c'è un problema che è stata osteggiata fino al punto che ci sono stati 13 interventi del governo per renderla più farraginosa, per impedirne l'applicazione, renderla più complicata. Ma davvero, ma in Italia siete tutti pazzi? No, è il governo che è pazzo, è il governo che è pazzo. E adesso che è successo? È successo che si è bloccato il meccanismo della circolazione dei crediti. Dopo tutte queste modifiche governative non circolano più questi crediti fiscali, alcuni cantieri sono chiusi, 30-40 mila aziende rischiano di fallire. E che avete fatto? Ma noi abbiamo proposto, giustamente abbiamo detto, se c'è adesso un decreto aiuti, aiutiamo queste imprese che stanno fallendo, giusto? Cosa fareste voi? È quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo detto, il decreto aiuti che è entrato in Gazzetta Ufficiale adesso in serie conversione, però dobbiamo apportare questa norma e dobbiamo approvarla, perché questa norma serve a salvare 30-40 mila aziende. È l'ultima occasione che abbiamo della legislatura. Poi ci sarà un nuovo governo, ma passerà del tempo, giusto? In un paese normale si fa così. Oh, mica sono pazzo. Abbiamo detto questo. Venerdì scorso il governo, tutte le forze politiche si sono scagliate contro il Movimento 5 Stelle perché abbiamo preso questa posizione. Addirittura il segretario del PD, Enrico Letta, ha fatto un tweet contro di me,
dicendo che noi eravamo irresponsabili, facevamo questo per piccoli calcoli elettorali. Signori, ma questo mondo è sotto sopra. Ovviamente è così sotto sopra che prima ci hanno accusato tutti, ci hanno attaccati, e poi sono corsi tutti a intestarsi questa norma. Ovviamente l'ipocrisia dell'ipocrisia, tutto è il contrario di tutto. Al nostro amico straniero però dovremmo dire che purtroppo questi sono alcuni esempi, ma non è finita qui. Vi dovremmo raccontare anche della crisi energetica. Gli dovremmo dire: guarda che quando è scoppiata la crisi energetica, è scoppiata già a febbraio, avevamo l'inflazione al 2%, già stava superando il 2%, avevamo il caro bollette, il caro energie. Era già immaginabile che saremmo arrivati a questa situazione. C'era un conflitto che era esploso, era tutto chiaro. E allora che avete fatto? E ho detto, gli direi, abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle quello che andava fatto. Siamo andati da Draghi, abbiamo fatto interviste pubbliche, abbiamo presentato mozioni in Parlamento dicendo l'unica soluzione può essere una reazione forte, unitaria, europea. Come? Con un piano, una strategia comune, un piano di acquisti comune del gas a livello di Unione Europea, perché se ognuno fa da sé siamo troppo deboli, ovviamente, per dettare le condizioni. Piano di stoccaggio comune del gas, chi ha più possibilità mette a fattor comune, e poi anche un tetto calmieratore. Ovviamente il tutto come già sperimentato, l'abbiamo sperimentato nella pandemia, con debito pubblico comune per creare risorse per famiglie e imprese, giusto? E in più, se vuoi evitare ovviamente una recessione, cosa puoi fare? Ovviamente ti batti per un negoziato di pace. Ebbene, che cosa ti hanno risposto? Ma hanno risposto che bisognava fare la corsa al riarmo, che dovevamo mettere sul piatto 10-15 miliardi per maggiori investimenti militari. Ma perché maggiori investimenti militari risolvono il problema del caro bollette? Ma perché con maggiori investimenti militari tu poni fine alla guerra, garantisci pace e sicurezza in Europa per gli anni e i decenni a venire? No. Allora, questa è la realtà italiana, un mondo sottosopra. Chi offre le soluzioni nell'interesse nazionale, nell'interesse vostro, viene ostracizzato, bullizzato, deriso e diffamato. Quante TV, quanti giornali avete letto, quanti articoli in cui ci hanno preso in giro, ci hanno denigrato, ci hanno insultato, hanno deformato le nostre posizioni. Quante volte avete letto che siamo irresponsabili per queste ragioni? È una vergogna, è una vergogna. Allora, quando ci parlano del voto utile, attenzione a non farci fregare. Attenzione a non farci fregare. Il voto utile, quando ve lo propongono, dovete obiettare: utile per chi? Per te, non per me. Avete visto le altre forze politiche? C'è il cosiddetto terzo polo. Scusate, ma perché lo chiamate terzo polo se è al 5%? Poi vorrei capire. Però ormai i giornali lo chiamano il terzo polo, va bene, eh? Anche questo è da chiarire. Il terzo mondo! Il terzo polo ha il grande merito, Calenda, che dopo aver tutto, aver detto tutto e il contrario di tutto, sta riuscendo a riportare in Parlamento Renzi. Capite che grande merito? Grazie a Calenda
avremo ancora Renzi e tutti quelli che è riuscito a infilare nelle liste pronto per i prossimi agguati parlamentari, prossimi per far cadere i prossimi governi fin quando lui non crescerà nei sondaggi, che è sempre, perché non crescerà mai. Renzi è uno dei principali artefici protagonisti della lotta contro i poveri. Lui vuole addirittura presentato un referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Lui che da senatore della Repubblica Italiana si è fatto pagare dal governo saudita e nonostante abbiano fatto a pezzi un giornalista indipendente come Cassoggi è andato a predicare, a magnificare il rinascimento saudita. Vergogna, noi non dimentichiamo. Calenda, che vuole mettere inceneritori in tutta Italia, meno che a casa sua, nei suoi terreni, e per giunta non si accontenta, non vuole dialogare con le comunità locali per convincerle ad accettare gli inceneritori, vuole, ha detto, mandare l'esercito, vuole presidiare con l'esercito e militarizzare le località dove vuole installare gli inceneritori. Questo è il livello della politica del terzo polo. Avete visto le ricette invece del centrodestra, di questa destra? Io rabbrividisco, sono preoccupatissimo come cittadino prima che come politico. Innanzitutto perché ovviamente anche Meloni e compagni stanno facendo la guerra ai poveri, loro che campano di alte rendite dello Stato da una vita. E poi in più, attenzione, c'è qualcosa di peggio anche, o comunque certo non di migliore. Loro stanno preparando una restaurazione al campo della giustizia. Mettete insieme, Marcello Pera ha fatto un intervento, un'intervista in cui ha detto che vogliono realizzare il progetto giustizia di Berlusconi e Craxi. È intervenuto Nordio, che addirittura è il designato ministro della giustizia, perché hanno già votato secondo loro, hanno già fatto tutto, e Nordio ha dichiarato che vuole restaurare l'immunità parlamentare e in più vuole tagliare, pensate un po', una città come Foggia, qui noi ci stiamo battendo per antimafia, per rinforzare tutti i presidi di legalità eccetera, lui ha detto che vuole tagliare i fondi per impedire alle procure di spendere soldi per le intercettazioni telefoniche. E come fai? Chiami i mafiosi e gli dici scusa, ci sei? Mi rispondi? Sei connesso? Cosa hai fatto oggi? Dov'eri? Capito un magistrato che cosa va a pensare? Con tutti gli sprechi che ci sono in Italia vuole tagliare le risorse per lo strumento investigativo più potente che abbiamo, più efficace contro le mafie. Questo è il mondo sotto sopra. Allora, quando mi dicono del voto utile, è chiaro che io rispondo: io voglio votare il voto giusto, voglio dare il voto giusto, voglio stare dalla parte giusta per migliorare quest'Italia. E stare dalla parte giusta significa stare dalla parte della dignità del lavoro, dove tutti devono guadagnare almeno 9 euro lordi l'ora. Stare dalla parte giusta significa restituire dignità al lavoro dicendo stop al precariato, la regola sono contratti a tempo indeterminato, quella è la regola, contratto a tempo determinato, un'eccezione, lo dobbiamo dire forte, dobbiamo dire allora anche stop
al tirocinio gratuito che è sfruttamento della mano d'opera. Dobbiamo dire assolutamente sì al taglio del cuneo fiscale. I nostri ormai abbiamo i lavoratori poveri, non esiste più un ceto medio, si è completamente impoverito. Dobbiamo rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori e dobbiamo affrontare per la dignità del lavoro la nuova frontiera. E sapete che quando noi ci mettiamo in testa una cosa la raggiungiamo. Dobbiamo ridurre il tempo del lavoro a parità salariale. Noi siamo quelli che lavorano di più e siamo meno produttivi. Dimostreremo, studi in mano e dal punto di vista pratico, le prime sperimentazioni, che se riduciamo possiamo iniziare a sperimentarlo da 40 a 35 ore, la produttività non ne risentirà. Anzi, se le persone riescono a organizzarsi meglio la vita privata, personale, sociale, possono essere più produttivi al lavoro. Stare dalla parte giusta significa stare dalla parte dei giovani, l'ho già detto, per i giovani significa appunto paghe non da fame, significa stop ai tirocini gratuiti, significa riscatto gratuito della laurea, significa offrire la possibilità ai giovani di avere una pensione. Come dobbiamo costituire un fondo, il fondo di garanzia per i giovani, pubblico privato, di modo che possano accumulare un trattamento contributivo sufficiente per avere una pensione dignitosa. Stare dalla parte giusta significa che noi non ci possiamo più volgere la testa dall'altra parte, significa che alle donne dobbiamo garantire una vera parità salariale, a parità di mansioni, a parità di livelli di categoria. Significa favorire le donne nel conciliare i tempi della vita familiare con i tempi della vita lavorativa. Significa ad esempio congedo di paternità pari a quello della donna per poter crescere un figlio insieme, nella sicurezza di avere a fianco anche il papà. Domani e tante altre cose. Stare dalla parte giusta significa stare dalla parte dell'ambiente, che è una sfida, quella ai cambiamenti climatici che noi abbiamo inserito qui. Guardate, quel numero, quell'anno non è per noi una data qualsiasi, è l'anno della neutralità climatica. Per raggiungere quell'anno dobbiamo impegnarci tanto, dobbiamo impegnarci con la rigenerazione urbana, il super bonus, dobbiamo fare le comunità energetiche, dobbiamo diventare tutti produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile. Sapete quanto è il taglio della bolletta? A parte non ci sono più emissioni di CO2, perché è tutto fonte rinnovabile, ma nei condomini, dappertutto, edifici pubblici, privati, caserme, scuole, parrocchie, comunità energetiche, significa che addirittura voi tagliate la bolletta 40-45%. Andate a vedere i miei video, sono stato in Veneto, in Piemonte, le stiamo realizzando dappertutto. È un progetto rivoluzionario, nessuno ve ne parla, nessuno se ne frega dell'ambiente, ma noi sì, noi sì. Stare dalla parte giusta significa stare dalla parte della legalità, della lotta alla corruzione, della lotta alla mafia. Ma ci avete fatto caso che mentre noi abbiamo candidato Federico Cafiero De Rao, Roberto Scarpinato, due campioni dell'antimafia, le altre forze di questa campagna di lotta alla mafia e alla corruzione, ma ci avete fatto caso? Sono i segni della restaurazione, sono già pronti per un nuovo governo, i migliori dei migliori, ci tireranno fuori un altro curriculum spettacolare,
un altro alto esponente super super tecnico della finanza e delle banche, e ci diranno che il paese è in una tale condizione che bisogna fare un nuovo governo di larghe intese. Noi non ci saremo e non lo permetteremo. E allora, stare dalla parte giusta significa investire nella sanità pubblica, garantire a tutti delle file decenti quando c'è da fare un esame diagnostico, significa prestazioni sanitarie dappertutto, anche nel sud, di elevato standard qualitativo, significa medicina territoriale che funzioni, significa tenere fuori la politica dalla sanità. Nella sanità noi vogliamo competenze, professionalità, in una parola solo, sola, meritocrazia. A noi non ci garantiscono gli amici dei politici. Io voglio andare in un centro, in una struttura sanitaria dove ci sono competenti professionisti che la governano. Dove va Berlusconi? Significa investire nella scuola, stare dalla parte giusta. Abbiamo investito 10 miliardi dopo che i precedenti governi, con la scusa della buona scuola, tagli di qui e tagli di lì, l'hanno devastata. Dobbiamo continuare a investire perché nella scuola c'è il futuro dei nostri figli, e se noi offriamo loro un'offerta didattica buona, un livello di istruzione adeguato, questo paese può migliorare, avrà un futuro migliore. Allora, vedete che cosa significa tante cose stare dalla parte giusta, però attenzione, tutto questo comporta uno sforzo da parte di tutti voi, di ciascuno di voi. Questa sera siete qui, mi applaudite, forse perché condividete che non possiamo lasciare questo mondo sotto sopra. Però non è sufficiente andare via di qui dicendo noi voteremo quel simbolo, Movimento 5 Stelle voteremo Conte, non è sufficiente. Perché attenzione, con le previsioni che ci sono, se ci sarà un così alto numero di astensioni, i partiti tradizionali, quelli che sono sempre qui, che ci propongono la flat tax, ci propongono da 20 anni, 30 anni le stesse ricette, peraltro per i ricchi, o i partiti che sin qui non hanno migliorato l'Italia e hanno preferito distribuire le risorse non a voi, come stiamo facendo noi, ma ai soliti gruppi imprenditoriali, ai grandi gruppi editoriali, oppure alle banche per salvare le banche, ebbene non cambierà nulla, saranno avvantaggiati loro, ve lo dico chiaramente, perché hanno una capacità con le loro strutture, le loro articolazioni di organizzare il consenso, per cui se l'astensionismo cresce saranno in pochi a decidere e non ci sarà tanta differenza. Noi dobbiamo portare tutti a votare, ognuno di voi deve impegnarsi a fare una cosa che sembra piccola ma è veramente grande. Se trovate 3 persone che non vogliono andare a votare, dovete far capire loro, convincerli ad andare a votare e spiegare loro che se non andranno a votare non è che non succederà nulla, altri decideranno anche per loro, anche per loro, e non cambierà nulla, cambierà ben poco. Dobbiamo andare a votare in massa per rivoluzionare questo paese. Noi abbiamo realizzato l'80% degli impegni che abbiamo presi nel 2018. 80% è un record storico. Mai nella vita repubblicana è successo che un partito, una forza politica ha realizzato l'80% del programma. Ci hanno accusato per questo. Ma voi che fate? Prima siete stati con la Lega, poi avete fatto il PD. Noi abbiamo tenuto la barra dritta sul programma ed è per questo che abbiamo realizzato l'80%.
ed è per questo che oggi ci attaccano tutti e siamo contro tutti. Ma questo non ci spaventa. Però per realizzare questa rivoluzione gentile, continuare a trasformare questo paese, ognuno di voi deve portare 3 persone che vogliono astenersi, devono andare a votare. E allora andremo a votare in massa, cambieremo questo paese. Noi ci mettiamo la competenza, il cuore, il coraggio. A voi basta solo una cosa: essere dalla parte giusta. Grazie Foggia! I candidati, forza! Guardate che ci presentiamo con una squadra veramente solida, forte, di persone, quelli che non erano convinti, che avevano idee diverse, che hanno cancellato le battaglie, sono andati via. Grazie a Dio! Adesso invece abbiamo una squadra fortissima, forza, presentatevi tutti. Buonasera a voi, sono Junior Romano. Buonasera a tutti, sono Maria Teresa Bevilacqua, candidata al collegio plurinominale Puglia 01. Buonasera a tutti, buonasera Foggia, Patti Labbate. Buonasera a tutti, Carlo Giuliano, dovete essere con noi dalla parte giusta, il 25 settembre votate il Movimento 5 Stelle e il Presidente Conte, grazie. Buonasera a tutti, a Giorgio Lovecchio. Voglio dire solo una cosa, grazie al Presidente Conte, nel Conte 1 con il sottosegretario Traversa abbiamo avuto la presentazione per il completamento della statale 693 del Gargano, abbiamo avuto tante strade riasfaltate grazie al Cissi Capitanata, abbiamo avuto grazie al Presidente Conte la progettazione sulla regionale 1 che collega Poggiuncurale e Candela, grazie sempre al Presidente Conte, e in più mi sono impegnato per la riapertura della scuola agraria che l'avevano chiusa e sono riuscito a far avere 250.000 euro per la riapertura. Mi raccomando, andiamo avanti e votiamo il Movimento 5 Stelle, grazie. Buonasera Foggia, sono Gisella Naturale, candidata al Senato, Puglia 01. Che dire, felicissima di far parte di questa grande famiglia del Movimento 5 Stelle che riesce a guardare negli occhi tutti voi, a metterci non solo la faccia ma l'impegno di continuare a stare fra voi, non solo in campagna elettorale, ma viviamo le stesse città e quindi siamo sempre con voi anche dopo. Grazie. Buonasera, Foggia. Sono Fabrizio Marrazzo di Partito Gay per i diritti LGBT e voglio prima di tutto ringraziare il Presidente Conte perché con coraggio il Movimento 5 Stelle è l'unico partito, che lo potete vedere anche sui siti web, che ha lavorato per garantire tutti i diritti alla comunità lesbica, gay, bisessuale e trans, e questo è un elemento molto importante. Solo l'anno scorso, il 21 settembre dell'anno scorso, una coppia qui nel Foggiano a Manfredonia, solo per stare insieme, gli veniva bruciata l'auto e venivano perseguitati, quindi un qualcosa che avviene qui quotidianamente. Vogliamo dare un risultato concreto. Io sono candidato nella parte di Manfredonia, del Gargano, Cerignola, e come collegio uninominale, un collegio difficile, vi chiedo il vostro sostegno e rinnovo l'appello del Presidente Conte, portateli a tenere e a votare. Grazie a tutti. Buonasera a tutte e a tutti. Vi assicuro che mi batte il cuore a vedervi così tanti, è una folla incredibile, sono felicissimo di essere qui davanti a voi con il Presidente, con i miei colleghi, gli altri candidati. Grazie al vostro voto nel 2018 io sono entrato in Parlamento, ero candidato al Senato, sono stato eletto lì, abbiamo lavorato, vi assicuro, tutti i giorni, anche la notte, a volte nel vostro esclusivo interesse. L'abbiamo fatto per la nazione, per l'Italia intera, ma l'abbiamo fatto molto anche per questo territorio. Prima Giorgio l'aveva accennato, le cose che abbiamo portato qui. Io vi ricordo una cosa importantissima, la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, l'abbiamo portata noi qui, grazie al Presidente Conte. L'avevamo proposta in campagna elettorale, io avevo preso l'impegno di farlo e ci siamo riusciti. Ma non solo quello, abbiamo portato gli investimenti per il CIS, oltre 500 milioni di euro, abbiamo portato 70 milioni per la cittadella giudiziaria a Foggia e tantissimi altri progetti. Ora abbiamo bisogno del vostro appoggio, abbiamo bisogno che ci sia un voto utile, ce n'è solo uno, utile per voi, quindi dovete votare Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti. Competenza!